Eccoci qua, buonasera, siamo alla prima puntata dello Spazio Life. Inauguriamo questa sera con Giovanna De Vetag, che è professore associato in economia e gestione delle imprese all'Università di Perugia e che ho la fortuna di vedere per la prima volta questa sera. Lei non penso abbia la stessa fortuna nei miei confronti, ma vabbè, ognuno è quello che è. Giovanna, vuoi presentare i tuoi ospiti? Sì, allora abbiamo, intanto li ringrazio per aver accettato di partecipare a questo primo incontro. Abbiamo Marco Maurizi, filosofo, che è assegnista di ricerca all'Università di Bergamo e si occupa come temi di ricerca di pensiero dialettico e teoria della società. Ha scritto diversi libri e articoli sia sul tema della questione animale sia su altre questioni. E l'altro invitato è Leonardo Caffo, un giovanissimo dottorando in filosofia all'Università di Torino che si occupa proprio di etica e di questione animale nello specifico. E quindi oggi siamo qui per fare una prima chiacchierata, diciamo, di tipo didattico e divulgativo su specismo e antispecismo. Parto subito con le Parti domande? subito e Ok, vai. perfetto. E vado. Allora, prima di cominciare con le domande vere e proprie, io vorrei, se possibile, cercare di sfatare un minimo un pregiudizio che è purtroppo molto diffuso nella nostra società, e cioè quello che vede gli animalisti in sostanza come un branco di fanatici, di fondamentalisti religiosi, e in sostanza di estremisti violenti che amano gli animali ma odiano gli esseri umani, no? Un po' questo è lo stereotipo. Allora, voi che siete, vi definite, immagino, antispecisti, quanto vi riconoscete in questo stereotipo? Immagino molto poco. Per essere antispecisti bisogna amare gli animali e odiare gli esseri umani? Do la parola a Marco per primo, se vuole. Sì, allora, anzitutto grazie per l'invito, siamo molto felici di fare questa serata con voi. Sì, come dici tu, questo è proprio uno stereotipo, dire, non ha nulla a che fare con la filosofia e in generale il pensiero teorico che si è. Sì, Alza un po' l'audio, Marco, ti sentiamo l'audio basso. lo posso alzare e vi posso avvicinare. Mi Oh, ecco, sentite? perfetto, perfetto, sì, ottimo. Dicevo appunto, diciamo, la filosofia antispecista si occupa prevalentemente non di voler bene agli animali o di odiare gli umani, in realtà si occupa di una questione di giustizia fondamentalmente, e si occupa di una questione di giustizia nel senso di accordare come dire, agli altri da noi, siano essi appunto esseri umani in condizione socialmente di debolezza sociale, di inferiorità sociale, per così dire, sia ovviamente agli altri non umani lo stesso grado di considerazione morale, il che significa non lo stesso trattamento, nel senso che non avrebbe senso trattare allo stesso modo un essere umano o un essere non umano perché hanno bisogni e esigenze diverse, ovviamente. Ma la stessa considerazione morale vuol dire che non ci deve essere nessun motivo per cui a priori, a prescindere, noi consideriamo gli esseri non umani, gli animali non umani, come delle cose, degli oggetti su cui esercitare violenza. Non so se Leonardo tu vuoi integrare, dire qualcosa su questo. No, brevemente perché ha già detto praticamente tutto Marco, però penso che avremo anche modo di parlarne più avanti. Da Peter Singer in poi l'antispecismo è stato tutt'altro che un odio nei confronti degli umani, un amore nei confronti degli animali, è stata la volontà nel suo caso, poi vedremo che ci sono state le differenze con delle filosofie che a lui sono seguite, estendere anche agli animali non umani un principio di non vulnerabilità, di diciamo così, testare fino a che punto si potesse provare a vedere come gli animali non umani, come gli animali umani non devono provare dolore, se questo dolore coincide con un male non necessario, che cosa che Singer poi fa rientrare all'interno della sua teoria utilitarista, ma non c'è alcun tipo di bisogno di essere degli amanti accaniti degli animali o dei oppositori dei diritti umani, cioè tutto ciò, l'amore o l'odio del singolo o di un gruppo non c'entra niente con le questioni filosofiche. Perfetto. Allora, prima di entrare poi nello specifico delle diverse teorie, quindi Singer, Regan, i diversi tipi, diciamo, di antispecismo, facciamo un attimo un passo indietro e cerchiamo di capire perché l'umanità è specista. In altre parole,
cos'è lo specismo, come nasce, come si evolve. E come nasce, sì, da dove nasce, infatti. Da dove ci arriva, cioè perché l'umanità si è pensata ad un certo punto della sua storia come un qualcosa di assolutamente diverso dal resto del mondo animale. Sì, beh, qui chiaramente le risposte sono diverse e anche, come dire, complesse a seconda di come noi concepiamo lo specismo. Lo specismo non è semplicemente il pregiudizio che gli esseri umani hanno nel considerarsi superiore alle altre specie viventi, non è soltanto questo, ma è anche, se non soprattutto, almeno secondo me soprattutto, una pratica di sfruttamento che noi abbiamo nei confronti delle altre specie viventi. Quindi chiedersi quando nasce lo specismo inevitabilmente. Siccome lo specismo non è soltanto un pregiudizio nei confronti delle altre specie, ma anche sono delle pratiche che noi abbiamo nei loro confronti di sfruttamento, di uccisione, di riduzione a oggetto, a merce degli altri esseri viventi, si tratta di chiedersi quando è che noi cominciamo a sfruttare le altre specie. Allora è chiaro che c'è una grande differenza fra delle società, per esempio, che vivono di caccia e di raccolta, che quindi hanno un rapporto simbiotico con l'ambiente circostante, pur uccidendo animali, laddove però c'è, come dire, un incontro, se vogliamo, tra l'essere umano e l'essere non umano che, come dire, lascia liberi i membri di questa relazione, mentre invece le società stanziali, le società, diciamo, di produzione, così si chiamano, che appunto asservono la natura non umana e la trasformano in materiale, la trasformano in schiave dell'essere umano, hanno un, come dire, una capacità maggiore e quindi esercitano non solo una violenza maggiore sugli altri animali, ma addirittura un dominio, cioè controllano effettivamente la vita delle altre specie e trasformano gli altri animali in appendici dei bisogni dell'uomo. Allora è chiaro che qui c'è un nesso importante per cui le società che come dire, hanno un dominio sulla natura inevitabilmente hanno anche il presupposto per considerare la natura semplicemente un oggetto di produzione dell'uomo. E quindi l'uomo come, come dire, il proprietario, il padrone della natura. No? È chiaro che qui c'è un punto secondo me importante. Quindi io direi che lo specismo inteso proprio come rapporto di signoria dell'uomo nei confronti della natura inizia sicuramente quando l'uomo ha la possibilità materiale di rendere schiava la natura. Poi certo, è chiaro che ci sono altri elementi che vanno a fortificare, a cementificare questa presunzione dell'uomo, elementi di tipo filosofico, di tipo religioso, che vanno presi anche in considerazione. Certo. Una domanda per Marco o per Leonardo. Il concetto di anima come entra in tutto questo? Quanto influisce nel... Ma allora non è assolutamente necessario che entrare il concetto di anima all'interno di una filosofia che si occupi di animali, di specismo e di specismo e quant'altro. Leonardo, scusa, avvicinati anche tu al microfono. Grazie. Sì, dicevo che non è assolutamente necessario che debba entrare il concetto di anima all'interno di una filosofia che si occupa di questi argomenti. La filosofia antispecista o che comunque cerchi in qualche modo di capire qual è il problema della questione animale può tranquillamente fare a meno di concetti più legati, diciamo così, a filosofie più legate alla teologia o alla religione o quant'altro. Non è necessario sapere se gli animali abbiano un'anima, anche perché abbiamo problemi a capire anche cosa sia l'anima per gli esseri umani, a sapere Fatti. Che tipo di forma abbia, se esiste, come esiste, che tipo di entità la filosofia si trovi a fronteggiare, eccetera, in che modo questa faccia parte della nostra ontologia. Queste qui sono domande complesse per l'essere umano e sono complesse per l'essere animale. L'unica cosa che interessava ai primi filosofi che si sono occupati di questa cosa, che erano i sensiocentrici, era che l'animale potesse soffrire. Quindi se poi l'animale soffrisse e avesse anche un'anima era un'aggiunta, ma non era importante. Cioè l'importante è che fosse dotato di un corpo, in quanto corporeo avesse la capacità di soffrire, e poi anche per filosofi più elaborati di soffrire da un punto di vista psicologico. Poi ovviamente ne sono stati tantissimi altri filosofi che hanno parlato della norma, però l'anima non è mai stata una condizione sine qua non di questo ragionamento. Se posso fare un'altra domanda, sempre appunto parlando di specismo e dell'evoluzione del pensiero specista e della pratica specista,
In età moderna, un filosofo che ha influenzato enormemente la nostra concezione dell'animale è Cartesio, no? Con la sua concezione, adesso la banalizzo un po', poi ovviamente siete voi gli esperti, con la sua idea che l'animale in fondo non sia altro che un automa. Potete un po' così spiegare qual è appunto la posizione di Cartesio e perché Cartesio è stato così influente per quanto riguarda questa concezione dell'animale? Leonardo, se vuoi dire qualcosa. Sì. Sicuramente sì, Cartesio è stato uno dei filosofi più importanti e continua ad essere uno dei grandi filosofi che ci sono stati, a prescindere da questa cosa. Aveva un'idea sugli animali. Certo. Aveva un'idea specifica sugli animali non umani, che era quella che gli animali fossero privi di linguaggio, privi di pensiero, e fossero assimilabili agli automi. Questa cosa chiaramente rendeva gli animali privi di status morale e come tali potevano fare gli animali qualsiasi tipo di pratica negativa, perché gli animali non possono provare dolore, gli animali sono privi di ciò che invece caratterizza l'essere umano, che in quanto tale prova linguaggio, prova dolore al linguaggio, a pensiero, eccetera, quindi è un essere vivente di tipo complesso. Questa idea di Cartesio è stata sicuramente influente, ha anche influenzato la filosofia contemporanea. Una cosa che mi sento di dire è di non enfatizzarla troppo, perché quello che capita molto spesso è di fare in modo che ci siano dei colpevoli filosofici che lo specifico. Per esempio Cartesio o altri autorevoli filosofi che sono venuti anche dopo, contemporanei, sto pensando a Roger Scruton piuttosto che a Peter Carruthers, sono i colpevoli dello specismo. Mentre invece, come diceva Marco prima, lo specismo è un fenomeno stratificato che ha a che fare molto di più con le pratiche di vita e dell'essere umano, e questi filosofi in qualche modo come se avessero giustificato una cosa che c'era già, cioè praticamente Cartesio si è trovato a osservare la realtà, già all'epoca di Cartesio gli animali se la passavano parecchio male, non male come oggi, ma stavano parecchio male, e Cartesio è come se fosse stato uno dei tanti filosofi che ha voluto giustificare questa cosa, e ha trovato un modo elaborato e complesso per farlo, quello di accomunarli agli automi. C'è voluto molto tempo prima di criticare Cartesio, perché Cartesio non era uno sciocco e ha argomentato molto bene questa sua posizione, quindi è stato necessario dimostrare che gli animali avessero una qualche forma di linguaggio, una qualche forma di pensiero per contrastarlo. L'Animal Cognition ha fatto molto bene questo lavoro anticartesiano, diciamo. Sì, io posso aggiungere soltanto una cosa, è che ricordo a quello che dice Leonardo, rendere colpevole poi un filosofo di quella che in effetti è una prassi anche sociale, no? Che appunto quello che dicevo all'inizio, il fatto che tutti gli individui umani hanno un beneficio dallo sfruttamento degli animali, però è la società nel suo complesso che opera questo sfruttamento. Allora Cartesio è all'alba di una nuova era, che è l'età moderna, in cui nasce la scienza moderna, in cui c'è una visione dell'universo che cambia, e noi lo vediamo già prima di Cartesio, già altri prima di Cartesio, penso a Bacone, che vedono la natura come il campo di dominio dell'uomo, vedono la natura come un luogo in cui l'uomo deve dimostrare la propria potenza. Per Bacone il sapere è potere, il sapere è potenza. Quindi, come dire, Cartesio non fa altro che estremizzare, chiarire forse anche da un certo punto di vista quelle che erano le esigenze di una società che stava cambiando e che si sarebbe di lì imposta come la società moderna, in cui appunto noi viviamo il problema per cui, come dire, la scienza e la tecnica non hanno un limite intrinseco. Questa è la loro grande forza, l'aspetto prometeico della scienza moderna, no? Che non ha un limite intrinseco. Il limite della scienza è sempre etico, è morale. È, come dire, noi abbiamo di fronte a noi delle potenzialità infinite. Questo ci è stato aperto dalla grande svolta di Cartesio, sicuramente uno degli artefici. Queste potenzialità infinite non è detto che noi dobbiamo svilupparle per forza. Cioè sta a noi la scelta di dove indirizzare lo sviluppo delle nostre potenzialità. Questo è, secondo me, un modo per cominciare a decolpevolizzare Cartesio e assumere appunto l'idea che se noi abbiamo uno strumento in mano, sta a noi come dire, l'uso che dobbiamo fare di questo strumento. Ecco. Perfetto. Posso? Vai. Sì. No, volevo chiedere, secondo voi, che diritto ha l'uomo di sentirsi superiore alle altre specie conosciute, quantomeno? Ha un diritto? Non c'è?
parlavamo anche oggi pomeriggio, il problema è come si intende questo tipo di superiorità. Cioè, c'è un dato che è ovvio di superiorità dell'essere umano rispetto agli altri animali, cioè se noi stiamo parlando per esempio della sua complessità del sistema nervoso, piuttosto di ovviamente ha una teoria della mente complessa, una teoria della mente di ordine superiore, c'è un dato, l'uomo può fare delle cose che gli altri animali non possono fare. Tuttavia anche il ghepardo può correre più veloce di me, io posso cucinare la pasta, lui corre veloce, io non lo posso raggiungere. Cioè, gli animali sono diversi tra loro, l'uomo è sicuramente un animale estremamente complesso. Se io sono superiore agli altri animali ma non trasformo la superiorità in dominio, non succede assolutamente niente. Cioè, l'importante è non trasformare una superiorità biologica, per esempio, in una superiorità morale. Questo è assolutamente sbagliato e non c'è alcun tipo di argomento filosofico che giustifichi il fatto che io sono in grado di pensare in modo più complesso di un cane al fatto che io me lo cucini. Così come se io sono di fronte a un malato terminale che ha una malattia complessa al cervello, non è in grado di ragionare, di avere uno stato mentale, eccetera, non sono autorizzato a cucinarmi. Sì, certo. No, siccome appunto volevo riallacciarmi all'ultima cosa che ha detto Leonardo per entrare un po' nel vivo del discorso invece proprio antispecismo, cioè ovviamente l'antispecismo è molto più recente dello specismo e volevo da voi così una panoramica, un riassunto se possibile di come nasce l'antispecismo e poi soprattutto un'indicazione di quelle che sono, come potremmo dire, le diverse correnti di pensiero all'interno dell'antispecismo, perché un altro pregiudizio diffuso è quello che vede l'antispecismo un po' come un insieme di comandamenti, di dogmi, quasi fosse una religione, mentre invece è in quanto parte di un pensiero filosofico, è ovviamente un pensiero che ha subito un'evoluzione e ci sono poi tra l'altro diversi filoni che tra l'altro non concordano su molte cose. Se volete, non lo so, Marco, se vuoi iniziare tu. Sì, allora, sì, effettivamente l'antispecismo è una teoria in evoluzione che ha diverse prospettive, come dicevi tu. Il termine specismo è stato coniato alla fine degli anni 60 da un filosofo che si chiama Ryder e poi reso famoso da Peter Singer nella sua opera più famosa che è Animal Liberation, Liberazione Animale. Diciamo che l'impostazione singeriana era un'impostazione di filosofia morale di stampo anglosassone classica, cioè lui è un utilitarista, considera quindi diciamo il calcolo dell'utile complessivo di una certa società realizzato in un certo modo che adesso non approfondiamo, come il bene se ce n'è uno da perseguire e questo va appunto calcolato a seconda dei soggetti che possono entrare dentro questo calcolo dell'utile e lui diceva, sì, come diceva prima Leonardo, visto che gli animali possono soffrire, devono anche loro rientrare nel calcolo del benessere generale. Subito dopo c'è stata una prima biforcazione nell'ambito della filosofia antispecista che è Tom Regan, che è un filosofo appunto che ha invece posto l'accento sul valore inerente degli esseri viventi, cioè tutti gli esseri viventi che sono, diceva Regan, soggetti di una vita, cioè in un certo modo che possono soffrire hanno anche una certa consapevolezza della propria esistenza, della propria sofferenza, hanno un valore intrinseco che deve essere riconosciuto, da qui la cosiddetta teoria dei diritti, che non esiste per esempio in Singer. Allora diciamo questo, che nella prima fase dell'antispecismo, quindi quella che va fino alla metà degli anni Ottanta, abbiamo il tentativo di includere dentro la sfera dei diritti, o comunque della protezione morale, della considerazione morale, degli esseri che fino allora erano considerati esterni. E questo è una visione che successivamente è stata criticata perché considerata identitaria. Cioè fondamentalmente si è detto, è molto bello quello che hanno fatto Singer e Regan, però di fatto hanno esteso una considerazione morale a tutti quegli esseri che sono simili all'uomo. Quindi chiaramente c'è una gradazione, è facile attribuire diritti, considerazioni morali a uno scimpanzé, oppure a un cane con cui noi abbiamo una certa relazione, ma a un pesce? A un pesce... il pesce può soffrire, che senso ha la sofferenza del pesce e via dicendo. Quindi, come dire, subito successivamente, a partire dagli anni Ottanta in poi, si è cominciato a pensare che forse, si poteva ragionare in termini appunto di allargamento o comunque di, come dire, non di inclusione, ma di
attribuire una considerazione morale a prescindere che poi questi gli altri esseri siano simili a noi. Cioè, in un certo senso si è cominciato a valorizzare non l'identità con l'essere umano, ma la differenza, che è il discorso che si faceva prima, cioè la differenza diventa un valore. Il fatto che esistano miriadi di specie, che siano tutte diverse, e che quindi l'uomo sia un diverso tra diversi, comincia a diventare il fondamento di un nuovo modo di vedere la natura, che non è più appunto semplicemente una piramide a cui apice c'è l'uomo e poi tutte le altre specie che più o meno degne di considerazione, ma appunto un'esplosione di vita, di prospettive sulla vita, di esistenze diverse, irriducibili, che si tratta appunto di, come dire, valorizzare nella loro specificità. E questo è stato, come dire, un lavoro che è stato fatto negli anni 80. C'è stata una variante femminista, per esempio, dell'antispecismo, Carol Adams. La Carol Adams, che appunto diceva che c'era una visione, come dire, raziocentrica, cioè che, come dire, in Singer e Reagan, cioè che considerava la razionalità dell'uomo il centro, e da lì cercava di una razionalità comunque intesa in un certo senso, no? Le faceva anche una critica femminista a questa, una razionalità tipo maschile, che non considerava l'affettività, la corporeità, per cui alcuni animali che hanno una corporeità, una fisicità, io non li considero perché non hanno una psiche sviluppata come la mia, per esempio. E successivamente altri filosofi come Acampora, insomma Derrida, filosofi insomma continentali cosiddetti, di una filosofia non anglosassone, che valorizzano appunto il concetto di differenza. Diciamo la prospettiva quindi è molto ampia, le prospettive filosofiche sull'antispecismo sono tante, e oggi si tratta proprio, come dire, di cercare in qualche modo come dire, dentro la filosofia antispecista, di cercare ciò che anche c'è di comune, perché effettivamente non è facile, sono filosofi anche molto diversi fra di loro, quindi per questo quello che dicevi tu non è affatto una visione monolitica per cui tutti pensano la stessa cosa. C'è una preoccupazione alla base, cioè che la specie umana, l'essere umano, la società umana non si consideri padrona assoluta della natura. Ma come questo si giustifica? Quali sono le finalità? Fino a dove possiamo spingersi? Le idee sono molto diverse. Leonardo, vuoi aggiungere qualcosa? Ma praticamente Marco ha detto tutto. Una cosa che potrei... Vicino al microfono, per favore. Vicino al microfono. Marco ha detto praticamente tutto, però una cosa che credo potrei aggiungere è appunto cercare di far capire la diversità dei filosofi che lavorano all'interno di questo paradigma, e il fatto che la visione dall'esterno sia quella di un appiattito modo di vedere la realtà è assolutamente sbagliata. Questo perché ci sono addirittura dei filosofi, pur essendo dei liberazionisti, ad esempio rimangono specisti, come un famoso filosofo, Zaki Zamir, che lavora all'Università di Gerusalemme, che è per la liberazione animale, ma tende a rimanere specista. Poi ci sono una cosa che sarebbe in totale contraddizione con altri approcci, come quello appunto di Acampora, piuttosto che di Carol Adams, eccetera. Cioè, all'interno di un paradigma, che è quello della liberazione animale, o comunque della questione animale, esistono infinite posizioni filosofiche, spesso distanti tra loro, che hanno quel nucleo che diceva Marco, di liberare le mani. Però poi la filosofia, come tutte le cose, prende immediatamente una strada diversa dall'altra, sviluppano argomentazioni diverse, insomma è un dibattito filosofico come qualsiasi altro dibattito filosofico. Una cosa che mi sembra importante dire è far capire la dignità che ha questo dibattito filosofico, che deve in qualche modo acquisire sempre più dignità anche all'interno delle università, delle accademie, eccetera, affinché non venga vista come un divertissement di quattro persone che in qualche modo sono estremamente emotive o affezionate agli animali, o che non è assolutamente vero. Beh, questo è un lavoro intellettuale complesso che cerca di sfatare dei problemi della filosofia che in questo caso sono anche estremamente legati alla prassi. Certo. Senti, sempre parlando appunto di approcci contemporanei, tra gli argomenti a favore invece dello specismo, va molto per la maggiore, perlomeno in alcuni ambienti, una versione del contrattualismo un po' alla John Rawls, per la quale sostanzialmente gli animali sarebbero esclusi dal contratto sociale
perché i diritti si negoziano, si devono conquistare, si negoziano, e gli animali, in quanto ovviamente incapaci, di impossibilitati a negoziare diritti, non ne hanno appunto diritto, sono esclusi dal contratto sociale. Ora, naturalmente si possono, immagino, fare molte obiezioni a questa impostazione. Quali sono secondo voi le obiezioni principali che si possono muovere al contratto? Io comincio e Marco dà il colpo di grazia. Però effettivamente, storicamente, il contrattualismo è stato discusso anche dai filosofi antispecisti. C'è un filosofo antispecista che si chiama Mark Rolands, che in Italia è famoso perché è stato tradotto da poco il suo Il lupo e il filosofo, che lui però non è un romanziere, è un filosofo delle scienze cognitive, molto bravo, che ha scritto questo libro che si chiama Animal Rights, classicamente, che non è stato tradotto in italiano classicamente come la maggior parte delle cose, e lui lavora a un antispecismo di stampo contrattualista, per esempio. Lui dice, ci sono tutta una serie di problemi che il contrattualismo cerca di aggiustare con degli aggiustamenti ad hoc. Il vincolo del contrattualismo, della teoria della giustizia di John Rawls, è che si mettano tra parentesi tutta una serie di cose quando si fa il contratto di negoziazione dei diritti. Rawls dice, mettiamo tra parentesi tantissime cose, mettiamo tra parentesi la classe economica, la razza, eccetera, eccetera. Cioè tutte quelle cose. Il velo dell'ignoranza. Esatto, stendiamo il velo dell'ignoranza. Però poi Rawls dice, la specie no, la specie non rientra all'interno del velo dell'ignoranza, quella lì rimane una delle cose di cui siamo coscienti quando facciamo il contratto. Però molti hanno detto a Rawls, se i diritti si contrattano, ci sono per esempio un sacco di agenti umani che non sono in grado di contrattare i propri diritti, per esempio tutti i malati di cui si diceva prima, i cosiddetti casi limiti, che hanno delle facoltà inferiori, eccetera, eccetera, che tutto al più sono capaci di fare un contratto, ammesso già che la figura metaforica del contratto possa avere un senso di per sé. E Rawls lì cercava di aggiustarla dicendo che, vero, loro non partecipano al contratto, ma noi siamo empatici nei confronti di queste persone. E allora uno diceva, perché allora non essere empatici negli animali? E lui rispondeva, ma noi non siamo empatici perché gli vogliamo bene, siamo empatici perché anche noi potremmo un giorno diventare come loro. Cioè questa serie di aggiustamenti ad hoc del contrattualismo cominciava a fare dei buchi e non si riusciva a capire perché, per esempio, all'interno del contratto coloro che si fanno portatori del contratto non possono in qualche modo farsi portatori anche delle istanze degli animali non umani, così come si fanno portatori delle istanze di coloro che hanno dei deficit cognitivi, di coloro che non sono in grado più di contrattualizzare, eccetera. Poi chiaramente il contrattualismo è una teoria etica, meta etica, complessa, e bisogna vedere come la interpretiamo. Però Rawls e i rawlsiani soprattutto, cioè coloro che sono venuti dopo di lui, danno sempre delle posizioni di principio per cui la specie non vada inclusa all'interno del velo di ignoranza. Non dicono mai per quale motivo reale, cioè non danno un'argomentazione filosofica per escludere la specie. Diventa, la specie non si può escludere, mentre si può escludere tutto il resto. Perché? Perché la specie è importante mentre contrattualizza, ma non si riesce a capire il motivo per cui sapere di essere un homo sapiens e non sapere invece di essere un uomo bianco, di avere un certo portafoglio, di avere un certo lavoro, debbono essere più importanti. È chiaro che sono delle qualità ad hoc che uno mette dentro perché fanno più comodo, se no ti tiri dentro anche tutti gli animali non umani e il contratto diventa gigantesco. Certo. Purtroppo i nostri 30 minuti stanno sfumando. Io vi chiedo fin d'ora, siete disponibili per una successiva puntata? Perché mi pare che il tema sia interessante ed è stato appena accennato. Assolutamente sì, anzi grazie per questa possibilità. Io sono contento. Grazie a voi. Niente, allora ci accordiamo nei prossimi giorni per rivederci su questo tema. Su questi grazie, temi. Buonasera. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.